Buongiorno e benvenuti in un nuovo video su casa e dispensa. Oggi vi faccio il tour completo della mia cucina e poi fatemi sapere qua sotto tramite messaggio, commento che cosa ne pensate. Nel mentre sentite i miei cani abbaiare, ma nonostante ciò possiamo cominciare. Ma prima sigla. Ed eccoci qui. Allora, questa è una cucina, diciamo abbastanza importante. Partiamo da qua, ok? Partiamo da qui. Questa è una cucina, abbastanza importante in quanto è stato un regalo, dei miei genitori quando mi sono trasferita, in questa casa. Questa è la casa dei miei genitori e niente, è una cucina artigianale, quindi tutta fatta a mano. Ogni modello è unico, quindi a me piaceva questo stile e niente, quindi l'ho scelto. Inizialmente, quando mi sono trasferita, c'era solo questo pezzo di cucina, quindi che parte da questo pilastro e arriva fino al muro dove c'è la finestra. E tutto bello, tutto bellissimo, tutto fantastico, ma capite che il mio unico piano di lavoro era solo ed esclusivamente quell'angolino lì. Quindi, dopo svariati mesi, i miei genitori mi hanno regalato anche la penisola, che è questa. Ecco qua, che è questa qui. Quindi abbiamo fatto sempre fare ovviamente lo stesso modello con le stesse ante, eccetera, eccetera. Quindi, dopo l'incirca 4-5 mesi dall'arrivo della cucina, i miei genitori mi hanno anche regalato la penisola. Almeno ho un piano serio dove cucinare. Allora, questi sono degli sportelli finti, giusto la decorazione, mentre il primo, questo qua, si può aprire. C'è dentro all'interno una presa, scusate, stavo cadendo. C'è dentro una presa e poi tengo i prodotti, tipo quelli, non so, per le formiche, eccetera, eccetera, magari per il cancello, sapete, quei prodotti che non si usano quotidianamente ma che servono, e quindi li tengo a portata di mano. C'è dentro il martello, tutte quelle cose lì un po' noiosette. Poi qui, vabbè, una pianta, il mio amatissimo pothos. Qui abbiamo la brita, che ormai ce l'ho veramente da tantissimi anni. Ormai saranno 10 anni che ho questa e mi trovo veramente benissimo. E poi sapete che ogni tanto vado ad alternare con le bottiglie, però mi trovo molto 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 bene e sento effettivamente la differenza. Io bevo praticamente l'acqua dal rubinetto e sento la differenza da quando la bevo dal rubinetto così a quando passa prima dal filtro, si sente tantissimo. Poi vabbè, io ho la fortuna di vivere in montagna e quindi l'acqua è sempre bella pulita, bella fresca, però sapete, è sempre meglio essere più sicuri. Andando avanti, allora, questa è la cucina. Abbiamo il forno, frigorifero, freezer e lavastoviglie e i fuochi a gas, che mi sarebbe piaciuto tantissimo avere quelli a induzione, ma vabbè, magari in un futuro più prossimo, chi lo sa, mi farò questo regalo. Mentre da questa parte ci sono due sportelli così e due cassettoni. Andiamo nel primo, vado un po' veloce così non vi annoio. Nel primo tengo principalmente come posso dire,
gli extra, nel senso tutte le cose che io uso per magari i dolci o per fare la colazione, ovvero abbiamo la marmellata, lo faccio vedere a qualcuno, abbiamo la marmellata, non mi ricordo neanche cos'è, la crema d'arachidi, si chiama burro d'arachidi, semi di chia, le vitamine, questo qua e così via. Quindi qua principalmente tengo le cose inerenti alla colazione. Questo, qui dentro ho il pane, poi qua vabbè un po' di prodotti vari, però giusto per farvi vedere velocemente, tengo le farine di scorta, il mangiare dei cani, la frutta e così via. Mentre in questo tengo schifezze, schifezzine, tutto bello in ordine. Sapete che io sono abbastanza maniacale, deve essere tutto bello preciso. Comunque, merendine li tengo in questi comodi cestinetti. Scusate che non trovo, ok. In questi comodi cestinetti, che così è molto più facile poi pulire. Vedo adesso una bricioletta che è da togliere, dopo lo faccio. Quindi ho preso questi cestinetti perché è super comodo così da pulire, e poi odio mettere via da mangiare con le confezioni originali, dove praticamente sono stati ovunque, sono stati toccati da tutti, quindi tolgo l'involucro e preferisco metterli così sciolti. Mentre sotto abbiamo patatine, parecchie schifezze, abbiamo patatine, biscotti, mais, cornflakes, insomma un po' di colazione, un po' di cose per la merenda, insomma, vabbè, comunque schifezzine. Questi sono tutti i barattoli che ho preso, non ricordo se li ho presi su Amazon o se li avevo presi da IKEA, non mi ricordo sinceramente, se trovo dove li ho presi ve lo scrivo qua sotto. Poi qui altre cose per colazione, insomma c'è il succo, c'è il latte, niente di che, anche qua un po' di briocine, patatine, cose comunque extra che tengo sempre qui. Qua ho padelle, lì ne mancano perché sono in lavastoviglie che devo farla partire. Qui ho altre padelle. Qua abbiamo il sale, sale grosso e sale fino. Qua manca il coperchio perché il mio bambino l'ha rotto, ma vabbè, fa niente. Mentre qua tengo dove io vado a scrivere quotidianamente il menù della giornata, di quello che devo mangiare. Così mi so regolare e ho notato che da quando ho questo metodo butto via decisamente meno cibo. Qua ho il bollitore dove appoggio le posate che uso per cucinare e l'olio. Qua abbiamo dei pensili alti. Questi sono di decorazione, lì dentro ci sono i bicchieri che uso principalmente per Natale e basta. Qua ci sono tutte le cose estive, qua sotto tazze, mentre qua sopra tengo tutte le cose estive, ovvero i contenitori per fare i gelati, per fare i ghiaccioli e così via. Abbiamo la cappa. Sopra tengo sughi, pasta di scorta, tonno e così via, principalmente scatolame, mentre qua tengo i piatti che lavo. Qui abbiamo il lavandino, semplicissimo, purtroppo è un po' piccolo, però la cucina è quella che è, cioè alla fine è molto molto piccola, e mi piacerebbe cambiare il miscelatore, prendere quello un po' più alto, ma ho visto che hanno dei prezzi folli, vedremo in un futuro. Qui abbiamo questi ganci che li uso per appoggiare i bicchieri che usiamo quotidianamente, ma adesso sono tutti in lavastoviglie. Qua c'è appunto la lavastoviglie. Il primo cassetto tengo posate, il secondo cassetto tengo i mestoli, tutto quello che serve inerente alla cucina, mentre nell'ultimo ci sono le presine, i coperchi, vi faccio vedere velocemente. Vedete, abbiamo tutti i coperchi, i sacchetti che uso raramente, però sempre meglio averli.
Questo è un poggiapentole che ha fatto mio figlio a scuola. Questo invece sono la pellicola ecologica. Praticamente sono dei pezzi di stoffa con della cera che tu lo puoi modellare con il calore delle mani e fa da pellicola. È una versione un po' più green per il pianeta. Anzi, fatemi sapere se volete un video inerente ai prodotti ecologici, naturali, le alternative che uso in casa e per fare un po' più del bene al nostro pianeta. Fatemi sapere se volete un video inerente. Vedete, ne ho due e sono molto molto comodi e durano tantissimo, durano dai 5 agli 8 anni, quindi veramente spendete quella volta un pochino di più, ma poi durano tantissimo. Qua vi ho già detto che è la lavastoviglie, qua è il sottolavandino dove tengo i prodotti, frigorifero, freezer e là sopra tengo tutto quello che serve per la lavastoviglie, il sale di scorta, la carta da forno e così via. Qui abbiamo la finestra, la mia amata pianta. Il tavolo, questo è un tavolo che si può allungare, che da 4 o 6 persone, si può arrivare fino, se non sbaglio, 8-10 persone con questo tavolo, che sempre parte, scusate, faceva sempre parte della cucina, infatti ha lo stesso materiale, lo stesso piano, esattamente come la cucina. Le sedie che vorrei cambiare, anche questo vedremo quando. Poi i lampadari, questi qua sono due lampadari che avevo comprato quando mi sono trasferita, perché all'inizio qua non c'era assolutamente niente, c'erano gli infissi e le piastrelle e i fili con la lampadina. Il resto era completamente da arredare, non c'erano le porte, non c'erano tantissime cose. E passando per le vie di una città c'era questo negozietto tutto etnico bellissimo e vendeva questi lampadari bellissimi, fanno un'atmosfera meravigliosa la sera. Poi questo è un mobile che avevo in soggiorno, magari se vi va recuperato il vecchio video. Originariamente era di quel colore, l'ho dipinto di bianco. Sopra ci sono i vasetti che adesso sono da riempire perché devo andare a fare la spesa. Comunque mi piacciono a me tutti questi vasetti un po' sciabbi, un po' adoro. Questo è un tagliere di marmo e che lo uso quando faccio le bruschette o la pizza, l'appoggio così direttamente e mangiamo qua sopra, che è comodissimo. Sopra ci sono due decorazioni semplicissime che avevo preso al Max Factory. Citofono, un'altra finestra. Questo è un mobiletto che avevo in soggiorno, poi era su di sopra in mansarda, insomma, questo mobiletto ha girato tantissimo. Il suo colore originario era nero e io ovviamente l'ho dipinto di bianco. Abbiamo il microonde, lì tengo lo Scottex che è così a portata di mano e sopra tengo queste due come si chiamano? Questi due, vabbè, per la colazione, adesso non mi viene il nome, scusate, appunto li usiamo per la colazione. E poi c'è l'ultimo mobile, questo qua, che anche questo era in soggiorno, l'ho trasferito qua in cucina perché secondo me sta meglio qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Il suo colore, originario era come il ripiano qua sopra e l'ho fatto di bianco. È un bianco sciabbi, si chiama proprio così, bianco sciabbi. E niente, mi piace tantissimo. La mia amatissima pianta Pothos. Qui abbiamo una finestra e il quadro che ho fatto io. Adesso voi non lo vedete, il muro non è proprio bianco bianco, anzi forse qua lo potete vedere.
ma è un panna metallizzato e mi è costato tantissimo farlo fare, però sono super soddisfatta perché la sera ha un colore magico. E vi faccio vedere velocemente che cosa tengo. Allora, qua abbiamo pasta e farina, anche qua tutto super bello in ordine. Qua sotto tengo le cose inerenti alla stufa pellet per pulirla, quindi c'è l'aspirapolvere e tutto quanto. Qua dentro tengo un po' di ecco, faccio prima far così, contenitori, insomma tutto quello che serve per la cucina. Vediamo se riesco a chiudere adesso questa pianta. E anche di qua tengo tutti i robot, diciamo, da cucina, c'è l'estrattore, quello per fare i waffle, insomma, tutta l'attrezzatura da cucina. E anche qui tengo tutti i vari robot per cucinare. E qui tengo lo Scottex di scorta, c'è olio, uova e così via. Questo è uno Scottex zero waste ecologico realizzato con il bambù e è uno Scottex particolare perché diventa come nostro finaccio se si bagna e si può riutilizzare per 2 o 3 giorni. Comunque fatemi sapere se volete appunto il video. E poi vabbè, qua tengo le cose per fare la colazione oppure la merenda, quindi il tè per fare il cappuccino e così via. Cosa mi manca? Mi manca quello che non vi ho fatto vedere. Tengo i piatti, le bottiglie, queste qui, perché io non uso le bottiglie di plastica, cerco di evitare di fare plastica dove posso, quindi utilizziamo tutte queste qua, i piatti e anche qua tengo i vassoi, tutti i vassoi, ciotoline. E niente, io penso di avervi fatto vedere tutto, intanto vado indietro, vi faccio una panoramica. E niente, questa è l'home tour della mia cucina. Lì sopra troviamo 2 decorazioni molto belle che sono in rame realizzate da una ragazza che ho conosciuto per caso. E niente, là sopra trovate delle decorazioni che ho messo io. E niente, questa è la mia cucina. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E qua sotto tramite commento iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella. Anzi, vi faccio vedere l'ultima cosa che stavo dimenticando, vabbè, 2 quadri, a me piace tantissimo dipingere e questi sono dei quadri che ho fatto io. E niente, come stavo dicendo, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa con un nuovo video. Ciao a tutti, fatemi sapere voi se volete il video inerente ai prodotti Zero Waste. Ciao a tutti, baci baci, ciao!